Napoli un modello di accoglienza che lei contrappone a un governo che respinge gli altri popoli? Ma io credo che ci sono esponenti del governo che, se continuano così, potrebbero anche essere chiamati a rispondere davanti ai tribunali, perché è un crimine far morire persone in mare, non è solo un fatto barbaro, indegno, disumano e inqualificabile. Per quanto mi riguarda, far morire delle persone in mare è un reato e in quanto tale anche perseguibile d'ufficio. Quindi mi sembra che su questo non ci debbano essere dubbi. Napoli è una città che rimane umana, è una città il cui cuore dei napoletani è tanto grande, con tutte le sofferenze che abbiamo. Il cuore di altri è un cuore di pietra. Proveremo con queste battaglie per le libertà magari a far sciogliere anche un po' quel cuore di chi continua a non avere sentimenti e che vuole costruire l'Italia dell'odio, del rancore, della xenofobia e del razzismo. Per quanto mi riguarda, i porti devono essere aperti, anzi approfitto per dire: venite tutti quanti a Napoli il 19 luglio, che facciamo una bellissima iniziativa, terra, porti aperti. Mare e terra sono i luoghi della vita e non i luoghi della morte. Questo è il messaggio che viene da Napoli. Fare per allargare questo fronte, appunto, di inclusione, di solidarietà, per cercare anche di attecchire verso chi magari è più scettico? Io credo che, poi ne parleremo sicuramente il 19 luglio, bisogna parlare dei contenuti concreti, non si deve andare solo per slogan, che Salvini in questo è molto bravo, va a slogan che vanno a prendere certe volte la pancia di tante persone. Io credo bisogna parlare dei contenuti, entrare nel concreto, e ci si rende conto che la sicurezza aumenta se c'è tanta solidarietà, la sicurezza diminuisce se si creano le comunità della paura e del rancore. Il 19 entreremo nel concreto e dimostreremo come le nostre scelte sono assolutamente vincenti.